Bentornati sul canale di Axios00, bentornato in un episodio di Super Mario Maker 2. Siamo su Nintendo Switch, siamo con i vostri livelli, sì, perché devo dare uno sprint alla quantità di vostri livelli che porto al giorno, perché altrimenti mi devastate dalla quantità, quindi, e ci tengo a portarli tutti in video, vi ripeto, ci tengo. Antonio207 ci porta trollollollollollollò, bene, bene, vietato in Super Mario 3D World, record di Spanugget in 17 secondi 505 millesimi. Attenzione a dove si va alla descrizione. Attenzione a dove si va. Come descrizione è abbastanza rappresentativa di quello che mi aspetta. È per quello che sto ridendo, perché sto pensando alle disgrazie, alle tragedie. Ok. Allora, là sotto. E qui sono fregato, giusto? Ok, va bene, hai chiuso tutto, giusto? Faccio per controllare. Benissimo. È un livello troll, me l'ha scritto nei commenti, quindi ok. Non mi dà fastidio neanche il fatto di rimanere bloccati da qualche parte, ci può stare. Allora, facciamo così. Poi in questo modo. Dopodiché No, Ale! No! Mamma mia, pensavo di esserci rimasto. In teoria qui sotto io posso passare. In teoria. Perché, appunto, prima non mi ha fregato. Io credo che la chiave sia in una di queste due, no? Mamma mia. E invece no. Allora è di là, forse? Come faccio a prenderla? Forse era lì, allora, la chiave? Per ora non è così tanto troll. Anzi, mi aspettavo di peggio già nei primi 3 metri. Quindi, guardate, anzi. Si può fare, ecco. No! Perché continua a fare ciò? Eccola qui la chiave. Sì, era qui. Benissimo. Posso entrare nella porta? Di là c'era un tubo. Chissà se non era quello, forse il tubo. Appunto. Ho detto chissà se forse non dovevo andare lì. Effettivamente avrei dovuto. Anche perché qui non ci si rientra sopra. Perciò devo semplicemente fare un ricomincio da capo. D'accordo, d'accordo. Una trollata per impedirti di morire, in pratica. Hai trollato Mario impedendogli di morire. Quello c'era anche prima? C'erano anche prima quelli, ragazzi? Forse sono partito ancora più indietro prima? Mi è andata così bene? Probabile. Perché ora riesco a prendere sempre quello? Vabbè, facciamo un'altra cosa, allora. Facciamo che... Non quello! Forse avete capito quello che volevo fare. Che essendo messo in 3D, in finto 3D più che altro questo coso. Allora, io riprovo a fare il salto regolare e poi vediamo. Sì, sono partito semplicemente prima. Qui salto lungo. Chi è che mi fa fare? Ci ho preso! Attenzione, ci ho preso! Ci sono i formichini! Ciao, formichini! Ok! Sono alto, sono vivo. Dove mi stai portando esattamente? Ti ho fregato! Ti ho fregato! Non sono entrato in uno di quei tubi dei formichini e ti ho fregato! I livelli troll non li esploro, ragazzi! Se trovo la fine, trovo la fine! Non mi metto a riesplorarli tutti, ci penso neanche! Non voglio impazzire! Il bello te lo lascio, perché è un livello troll, quindi me l'hai già detto in partenza che saranno dolori, che ci saranno cose senza senso o cose del genere. Quindi mi va anche bene, una volta che lo sai, va bene. Forse è un po' troppo semplice per essere un troll. Magari ho beccato io la strada giusta subito, però non l'ho trovato così complesso. Ci sono semplicemente i troll dei blocchi. Però io mi aspettavo qualche altra cattiveria messa in giro, anche sopra le cupa con le pianta piragna o qualcosa del genere. Mi aspettavo qualche cattiveria in più in un livello troll. Ti ringrazio per non averla messa, per la mia sanità mentale più che altro. Quindi grazie, Antonio. Tra un attimo con il prossimo livello. Taiki 85, Taichi 85 ci porta Corri Mario Corri, ambientato in Super Mario World, classica speedrun, stai concentrato fino alla fine. Tra l'altro ogni tanto vi invito a vedere un po' quello che create nei vostri profili, diciamo così, dei livelli creati. Ne hai messo uno che si chiama Salta che ti passa, che era proprio il mio livello e mi è sembrato molto simile. Non l'ho giocato, però mi è sembrato molto simile al primo livello che avevo creato in... in Super Mario Maker 1.
Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ok, allora facciamo questo. Poi questo, poi questo. Poi cerchiamo di correre abbastanza bene per farci uccidere. Perché ci hai messo un fiore e un fungo in cima? Ci sono nascosti, forse? Ok, 17 secondi, Ale. Quindi ti sei già giocato una caterva di tempo per nulla. Perfetto, basta sapere. È una speedrun. D'accordo. Ale, è una speedrun. Non è un livello. Quindi vedi un po' di giocarla come se fosse una speedrun. È un po' lento, però. È un po' messo stra... Messo strano come speedrun. Cioè, nel senso che non basta semplicemente andare avanti perché... Qui se fossi andato avanti mi avrebbero preso palesemente. Ah! Via! O forse c'era da andare a destra. Forse sì, dite. Mi sa anche a me. Mi sa che c'era da andare a destra. Non c'era da entrare nel tubo, quindi è una trollata della freccia. Carina. Premere la X e avere vicino un blocco P ti comporta a poter prendere quel blocco P reiterate volte. Quindi, ok. No! Salto. Sono un attimo confuso. Devo rallentare molto all'inizio o farlo veloce dopo? Perché qui come faccio a non rallentare? Ok, così forse? Che è già meglio. Wow! Ok, per un pelo! Per un pelo! Tra l'altro c'era la moneta dei 30 che ti porta ad andare a prendere e a morire. Definitivamente. Anche se forse con un salto ben fatto si riesce a ritornare... Indietro. Ah, per un centesimo, guardate, non ho fatto il record. Peccato. Ma sì, carino è carino. Mi è piaciuto. È che non capisco la struttura della cosa. Non capisco bene la struttura della cosa. Fabrizio ci porta Knight. Mettete in Super Mario Bros. U. Follow the arrow. Quindi segui le frecce che ci porteranno a morte certa. Ender ha fatto il record. Giochiamolo e vediamo un po'. Che cosa ci aspetta all'interno seguendo le frecce? Competizione musicale addirittura? Urca! Ascoltiamolo allora! No! Quella è una faccina! Sì, lo so che c'era scritto segui le frecce, ma... Sono io! C'era effettivamente da entrarci! Era un rischio, però c'era da... Come la key tu... Non è che tu lanci... Perfetto. La boss fight diventa molto, molto... Molto semplice! Plice! Ok, fatto. Vinto. Dove se n'è andato il Lucky Tu? Perché il Lucky Tu se n'è andato? Se ne possono andare qui il Lucky Tu adesso? Prima non se ne andavano. Come funziona sta cosa? Ma non ci arrivo lassù. Come ce la faccio ad andare? Ci deve essere un modo. Che io non conosco. Dannazione. Quindi... Bellissimo! Lo scheletrozzo messo lì. Proviamo ad entrare nella porta. C'è da fare le cose molto velocemente qui. Ok, è andata. Spero sia andata. È andata. Bene, bene, bene. Anche troppo presto, forse. Forse troppo presto, però è andata. Scusi, pulsante, potrebbe lanciarmi... Grazie. Un fiore! La schivata che non ho fatto! Mamma mia, la schivata! Cosa non ho schivato per caso, per puro caso, ma l'ho schivato. Parliamone, Bowser, la fiatella ogni tanto, toglietela perché fa male, è il peperoncino, dà noia, dà fastidio. Allora, vediamo un attimo. Di togliere di mezzo. Ok, il nostro Bowserone, grande lui. Carina questa boss fight. Con il martel coso in alto. Era veramente simpatico. Veramente simpatico. Tra l'altro, boss fight finale del livello. Mi è piaciuto.
Ci sono, c'è cioè una parte, una piccolissima parte puzzle, la parte iniziale dove bisogna capire che cosa bisogna fare, prendere la chiave con una mini boss fight di contro, anzi, scusate, Bowser Jr. e poi la boss fight finale con Bowser. Ci sta tutto, un buon livello. Non ho capito perché hai messo musica come tag. Sono io, mi sono perso qualcosa, c'è un pezzettino musicale da, che hai creato con le note, con i blocchi note che non ho trovato. Fammelo sapere nei commenti se ti va, perché sarei molto curioso, onestamente, di capire perché musica. O forse intendevi la musica e il sottofondo del livello, che è carino comunque. Fammelo sapere. Tano Figo ci porta. Tano Figo 89 ci porta Axios Adventure Bizzarra. Bizzarra. E Adventure. Vabbè, Adventure. L'importante è scrivere. È ambientato in Super Mario World. Axios si risveglia senza i suoi fan in una nave. Sono stati doppia. Count. Sto zitto. Giochiamo il livello che è quello che devo fare in questa serie. Non dire altro. Va bene così? Non... Nient'altro. Procediamo. Allora, tanto togliamoci di mezzo questi gombruni che è il caso. Poi lanciamo questo guscio di Koopa. Ma si può entrare qui dentro? No? Tante volte. Un po' campato in aria quel tubo? Cioè, non si aggrappa a niente. Si aspettava un attimo, guardate, potevo saltare nel centro. Mi sono fatto prendere dalla fretta e più che altro dalla paura. Infatti, è uno di quei giochi questo, dove non bisogna farsi prendere dalla paura, perché altrimenti sei fregato. Si fanno molto meglio se si aspetta, vedete? Era passato tranquillamente e noi ora possiamo saltare avanti. E farci... Schiacciare da un Banzai Bill, stavo per dire. Wow. Calma. Calma e sangue freddo. C'è la boss fight con l'autoclown. Attenzione. Questa mi piace. Ok. Il rischio. Autoclown contro autoclown. È andata meglio del previsto. Più semplice del previsto. Ok. Un'arena un po' spoglia, onestamente. Quanto diamine sei andato su? Il tuffo della vita. Ho preso il tubo. Granti. Era andato anche sul tubo. Meraviglioso. Facciamo un po' di spazio? No, di qua non c'è assolutamente niente, quindi... Credo sia una... volesse essere una vela o una bandiera quella. A quel palo. Penso, credo, non ne sono sicuro. Il bello te lo lascio perché molto probabilmente è uno dei tuoi primissimi livelli. Quindi il bello te lo lascio. Però manca mordente. Carina la boss fight. Cioè, più che altro il metodo del il fatto che sia io che Bowser avessimo un autoclown di fuoco. Quello mi è piaciuto parecchio. Era carina l'idea. Però rendi l'arena un po' più piccola perché altrimenti lì sì, cioè, diventa eccessivamente semplice. Però l'idea mi è piaciuta. Il resto. Ci sono nemici. Hai cercato di farlo difficile, ma non troppo. E forse quello che ho apprezzato, il fatto che tu abbia messo una caterva di nemici, però li hai messi con un senso, o se non altro, non ne hai messi talmente tanti da non riuscire ad andare avanti senza una stella. Così invece il livello si fa, se non altro si gioca. Per questo alla fine ti lascio il bello. Prossimo livello, cerca di fare qualcosa di più strutturato. Mio consiglio, poi ovviamente siete liberi di fare quello che volete, eh. Intendete, prendete i consigli che vi do, prendete le cose che vi dico alla fine dei livelli come consigli, nient'altro. Io non sono migliore di voi nel fare i livelli, di nessuno di voi, eccetera. Voglio semplicemente cercare di parlarvi da giocatore che gioca un livello e che vi dice cosa ne pensa. È questo il mio scopo, nient'altro, niente di più, mi raccomando ragazzi, eh. Pizzo98 ci porta Run and Jump, ambientato in New Super Mario Bros. U, Be Fast and Precise, ok, quindi bisogna essere veloci e precisi, addirittura 782 tentativi riusciti 0, non l'ha ancora fatto nessuno questo livello. Pizzo, che hai combinato? Alla faccia. Ne avevo fatto uno anch'io nel primo Super Mario Maker di questo tipo, e mi piacciono onestamente, ho rallentato, non dovevo rallentare, non bisogna rallentare in questi livelli, bisogna andare a palla. Sì, a palla, presumo. Sì, se non ho visto male, eh. Ora, riprovo, ma... Sì? Credo di dover tornare indietro, cioè di non aver sbagliato a cadere laggiù in teoria. Ci riprovo, ma penso di averla presa giusta. No, che devo fare qui?
Ripremere lo switch e poi tornare lì. Ah! Ho capito. Ok. Ok. Non l'ho fatto esattamente come dicevi tu, ma... Hai messo delle monetine, quindi forse devo seguire le monetine. Ale, segui le monetine. Ci sono delle monete per un motivo, è che quando si fa il cerchio... Non si capisce come sono messe le monetine, cioè il senso delle monetine, quello è il problema, tipo in questi casi. Non si capisce bene se devo andare prima su, prima giù, perché ci sono sia su che giù le monetine. Ho capito quello che volevi fare, e va bene. Volevi mettere una strada con le monete, però non si capisce bene qual è la strada da prendere subito. Ci rivediamo dopo la porta P. Allora, vediamo un attimo qui come fare, bisogna tenere. Ok, bisogna avere la P attiva allora quando si arriva lì. Wow. Quindi va fatto veloce senza sbagli particolari. Tra l'altro non credo neanche di essere a metà livello lì forse, perché manca ancora un sacco di tempo. Hai messo parecchio tempo disponibile, ma non vedo il senso. Quindi molto probabilmente manca ancora un bel po' di livello quando si arriva lì. Via, è tutto teoriche, eh. Vediamo un attimo se ce la faccio in live, diciamo così, a ritornare di là. Penso di sì stavolta. No! Quella ti frega. In pratica la devi prendere e scendere subito da lì. È che non mi ricordo se si scende, e questo è un problema mio, premendo giù o con un salto. Dovrò morirci un paio di volte per scoprirlo, in pratica. E tutto ciò è fastidiosissimo. Ma perché sono io che sbaglio? Non perché tu lo dovrei sapere. Questa cosa la dovrei sapere, capite? Vai, sono entrato. Ho un checkpoint alla fine, decidi tu. Io l'ho premuto. Credo di aver perso tempo inutilmente, ma l'ho premuto. Yoshi, che me ne faccio qui? Non lo so. Dovevo saltare con Yoshi e tenere Yoshi. Il punto è che non hai messo checkpoint. Sei stato cattivello forte, qui. Lì al tubo, io, quando hai messo lo switch da premere, un checkpoint ce l'avrei onestamente messo. Secondo me era meglio. Però non mi piace il livello. Funziona ed è carino. Difficile, ma molto carino. No, ce l'avevo fatta. Ma è lì come... Sta parte è calcolata un po' peggio. La prima l'hai calcolata bene. Quella parte lì invece... Che devo fare? Ah. Ci si perde un po'... No! Senti tutti che ce l'ho fatta. Non so come, ma sono riuscita ad arrivare fin qui. E che devo fare? No, però... Questa parte no. Questa parte è incasinata, nel senso che si capisce male quello che bisogna fare. Le monetine le hai messe, ma si capisce male. Più che altro perché, come dicevo prima, spesso e volentieri c'è da tornare indietro, eccetera, e non si capisce bene la strada, quale fare prima. E calcolando che non hai messo checkpoint, e che quindi c'è da rifare un po' tutto quanto da capo, capisci che risulta tutto molto frustrante e o ci becchi subito e hai fortuna e becchi la strada giusta all'inizio, o altrimenti semplicemente non lo fai. È un po' brutto, è un po' un peccato onestamente, perché funzionerebbe, però è un casino, peccato. Un'altra volta. Ah, funziona però, eh. Funziona, avete visto? Non conviene premerlo quel tasto, sono secondi persi. Ok, qui bisogna rifare così, perfetto. Poi, non lo so, qui?
Così? No! Come facevo a saperlo, però? Sapete che lì forse si può tornare indietro senza grossi problemi? Ok, stavolta mi sono fatto fregare, eh? Alla grande. Sì! Grandi! Grandi, ragazzi! Grandi così! Grandi! Primo a finire il livello, ma vieni qui! Secondo me c'è un altro punto dove si può scorciare, sai? La presente dove io non ho... Dove ci sono i mattoncini blu che c'è da saltare sopra gli spunzoni, che poi c'è da fare il salto a parete, poi ripremere quel pulsante, poi andare sul rotolante. Secondo me lì si può andare direttamente a destra e saltare alto. Mio parere personale, eh? Allora, il bello te lo lascio, Pizzo, però ci sono delle magagne. Mi è piaciuto, è bello, intenso, tosto, però ci sono delle piccole magagne, cioè delle piccole scorciatoie, piccole cose che non si intuisce bene dove andare, dove passare la prima volta che fai il livello. Insomma, è un po'... È un po' tosto. Perché poteva essere rappresentato meglio, magari fatto un po' più largo, messo le monete un po' meglio, oppure le frecce forse. Tipo una in giù che ti diceva di andare più in giù più vicina rispetto al nostro Mario. Insomma, non lo so, ma comunque si ha proprio la sensazione in certi punti di non sapere dove andare per prima, perché ci sono troppe monete e quindi troppe vie possibili. Spero di essermi fatto capire. Per il resto funziona, carino. È divertente, tra l'altro. Miei complimenti per averlo creato. Il bello soprattutto è per quello. Wow, che sudata però per farlo, eh. Ma ce l'ho fatta. Grande così. Detto questo, direi che con questo episodio ci salutiamo qui. Vi ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social. E noi ci vediamo alla prossima.